FB player. Angolo. È vero, nelle coppe abbiamo sempre abbiamo fatto bene, pur magari con una formazione che non era quella che scendeva in campo in campionato la domenica o il sabato, lunedì, per cui sono stati risultati veramente positivi. Siamo arrivati in finale di Lega Pro, di Coppa Lega Pro, e l'abbiamo persa, però anche lì comunque abbiamo spesso giocato con giovani che provengono dalla Berretti, e io che l'anno scorso non ho potuto, diciamo, fare queste esperienze perché essendo in primavera non c'era la Coppa, diciamo che secondo me può essere per un giocatore che viene nella Berretti questa una forma di, diciamo, esperienza che può risultare veramente produttiva. Va bene, dai, ce lo dovrai fare. Bene. Sono cresciuto anche in una famiglia dove mi hanno sempre dimostrato, mi hanno sempre fatto capire che comunque bisogna essere con i piedi per terra e lavorare sodo, perché, ed è vero, nessuno ti regala niente. E, per cui sì, io tutto ciò che ho fatto finora e voglio e spero che rimanga la mia, diciamo, prospettiva per tutta la vita, è solo un punto di partenza. Cioè, io so di aver fatto, diciamo, bene finora, però so anche che avrei potuto fare molto meglio, e che c'ho da migliorare molto, perché ogni giorno, ogni volta che mi alleno qui, mi rendo conto che c'ho molte cose su cui migliorare, ma io sono qui per questo. Io sono uno che, con la scusa che adesso ho messo in stand-by l'università, si è concentrato al 100% su questo, e quindi non ho intenzione di mollare assolutamente. Per me questo è l'inizio, come è ovvio che sia, perché comunque sono giovane, però è ovvio che il mio sogno è sempre stato quello di esordire la Cittadella, perché mi sentivo parte di questa famiglia, di questa grande famiglia, sin da quando ero piccolo, e perché comunque i sogni, secondo me, devono essere a breve termine. Deve essere qualcosa che non è troppo distante, che tu puoi raggiungere perché tu ti renda conto che i sogni sono realizzabili, e da lì partire per altre basi, per altre, diciamo, prospettive. Per cui, certo, il mio sogno era quello di esordire la prima squadra. Quest'anno il mio sogno era quello di tornare in Serie B con la mia squadra da protagonista, e ce l'abbiamo fatta. L'anno prossimo sarà quello di fare un campionato competitivo in Serie B. Io sono sicuro che avremo tutte le carte e regole per farlo.